Argon 18 ci ha fornito il telaio, ma Shimano Italia ci ha fornito la cosa più importante, il gruppo trasmissione. Con Andrea Bazzi di Shimano Italia andiamo a montare un telaio Argon 18 Nitrogen con un gruppo Ultegra DA2, ossia un gruppo elettromeccanico. La prima cosa da fare per montare un telaio con un gruppo elettromeccanico è ovviamente far transitare i cavi all'interno delle tubazioni. È un'operazione che a molti spaventa, in realtà è piuttosto semplice. Andrea ci conferma che al massimo in 10 minuti si fa tutto, soprattutto perché i telai moderni sono tutti programmati con delle guide interne all'interno delle quali il cavo scorre con facilità. Cosa molto importante è utilizzare gli utensili specifici per innestare i cavi attraverso le apposite giunzioni. Si utilizza appunto un utensile adatto e si connettono i fili a questi elementi di giunzione che possono essere a due o a quattro porte. 8050 è il numero di serie che identifica la nuova serie dell'Ultegra elettronico. In questo caso Andrea ci sta montando il cambio in versione SS, cioè a gabbia media, che supporta una cassetta pignoni posteriore fino al 32 denti. Esiste inoltre la versione Ultegra 8050 RD GS, che permette di montare cassette fino al 34 denti. L'Ultegra è in questo modo un gruppo versatile, in grado di affrontare situazioni tipiche dell'agonismo, ma perché no anche salite ripidissime al limite del gravel bike. Piccoli dettagli che fanno la differenza: sui gruppi DA2 di nuova generazione, come ad esempio questo Ultegra, è previsto un guidacavo che aiuta a veicolare meglio il cavo del deragliatore appunto al componente. Senza di questo si potrebbe montare lo stesso, ma non verrebbe un lavoro così perfetto come vediamo. La batteria del gruppo Ultegra DA2 è la stessa del gruppo Shimano Durace DA2 e in questo caso trova il suo alloggiamento all'interno del canotto reggisella attraverso degli adattatori specifici che fornisce il produttore del telaio. Il montaggio delle calotte va fatto chiaramente stando attenti a che le calotte stesse non interferiscano con il passaggio del cavo interno. Sono calotte tipo standard, ovviamente press fit. Siamo al montaggio della guarnitura. Shimano Italia ci ha messo a disposizione una 172,5 di lunghezza con corone semi compact, cioè da 36 e 52 denti. Sono disponibili anche la 34,50 per chi è meno allenato o la 39,53 per chi ha velleità più agonistica. In tutti i casi il design del corpo è mutuato dallo stile del Durace, quindi un corpo monolitico che assicura il massimo trasferimento di potenza. Forma ed ergonomia delle leve di comando del gruppo Ultegra DA2 sono le stesse rispetto al gruppo meccanico. Inoltre, come le leve meccaniche, le leve del DA2 utilizzano una vite per la regolazione della distanza tra la leva freno e la curva manubrio, consentendo così di customizzare la presa alle dimensioni delle mani dei vari individui o perché no allo stile di guida del corridore. Il montaggio della catena va fatto non prima di aver verificato che il verso della catena sia quello giusto. In particolare Shimano ha una incisione sulle maglie della catena che va posta sempre esternamente alla posizione della catena. L'operazione successiva è quella di montaggio della catena attraverso la falsa maglia specifica che Shimano fornisce sulle sue catene di nuova generazione e il protocollo con cui Shimano definisce la lunghezza esatta del componente è quello di mettere la catena sulla corona grande e sul pignone grande, giuntarle e a quella lunghezza bisogna aggiungere una maglia, quella è la lunghezza esatta della catena.